Federico si era proposto con uno speech dal titolo Gli errori della scienza, però dopo queste due giornate di convegno mi ha detto mi sento un po' off topic, vorrei cambiare e anzi è anche piacevole che ci si sappia rimettere in gioco così in poche ore e rifare tutto, per cui oggi è Tra scienza e bufale, storia di un movimento social. Federico, vai. Federico Baglioni, sono un biotecnologo e aspirante giornalista scientifico e sono coordinatore di questo movimento che si chiama Italia Unita per la Scienza. Un movimento che è nato un po' con l'obiettivo di fare informazione scientifica contro la disinformazione scientifica. E per quale motivo? Ve lo spiego con giusto due slide. Questo è un testo che vi ho coperto, è un testo scritto malissimo e praticamente è tutto sgrammaticato. Ho messo questa immagine perché effettivamente perfino su web si parla si schernisce il fatto che uno faccia degli errori grammaticali piuttosto pesanti. Però se si parla di scienza, allora non tutti gli errori sono facilmente riconoscibili, perché se uno cerca su Google delle notizie, cerca il virus della malaria, effettivamente trova il virus della malaria, ma la malaria non è un virus. E allora che cosa fare? Ci siamo messi insieme, io e un'altra ragazza, non messi insieme, ci siamo sentiti e abbiamo detto, proviamo a fare qualcosa. E in realtà il primo evento è nato assolutamente per caso. È successo che ad aprile del 2013 una serie di persone estremiste sono entrate in un laboratorio a Milano e hanno portato via dei topi. Detto perché erano contro la sperimentazione animale. Siccome però noi non eravamo d'accordo col modo di protestare, allora abbiamo creato un gruppo Facebook e un evento Facebook e abbiamo invitato dei nostri amici e il giorno dopo siamo scesi in 30-40 persone in camice a dire che quello lì per noi non era un modo giusto di protestare. L'evento è piaciuto molto, siamo usciti sul Corriere, su Repubblica, perfino su Nature. A quel punto ho risentito questa ragazza e ho detto, ma allora facciamo qualcosa di diverso, cioè possiamo creare qualcosa di più grande, possiamo parlare non solo nel caso della sperimentazione animale, possiamo parlare dei vaccini, possiamo parlare degli OGM, di tutti quegli argomenti su cui c'è abbastanza confusione. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un gruppo Facebook dove praticamente abbiamo invitato tutti i nostri amici e abbiamo iniziato a creare dei gruppi locali nelle varie città per organizzare degli eventi nelle singole città. E praticamente l'8 giugno del 2013 abbiamo realizzato un evento nazionale, addirittura, sembra quasi strano a dirlo, che si chiamava Italia Unita per la Corretta Informazione Scientifica. Titolo molto pomposo, però è venuto molto bene, siamo riusciti a organizzare 16 città, 16 convegni in 16 città diverse. E anche qua a Padova con l'aiuto, tra l'altro, di Cristina Rigotto. E a questo punto poi abbiamo detto, non possiamo fermarci qui. E quindi quest'anno abbiamo fatto un ulteriore evento, cercando anche di migliorare tutti quegli aspetti a livello della comunicazione, la difficoltà del trasmettere la scienza delle persone che sono comunque tendenzialmente contrarie o comunque hanno difficoltà a comprendere le ragioni della scienza. E a questo punto anche questo evento è stato organizzato su Facebook, chiaramente i gruppi erano molto più organizzati, però insomma ci sono state veramente delle grandi potenzialità e tuttora Italia Unita per la Scienza, che non è ancora un'associazione, lavora tantissimo su Facebook. Adesso abbiamo 15.000 like circa e prossimamente faremo degli eventi nelle scuole, un po' in Puglia, a Brescia o addirittura a Lodi, anche sulla comunicazione scientifica. Quindi è vero, noi abbiamo parlato essenzialmente di Twitter, però forse anche Facebook nel suo piccolo può davvero fare qualcosa di grosso. Diciamo che tutti questi eventi, se si riescono a convogliare, se si riescono a utilizzare sia Twitter che tutti i social network per qualcosa di utile, pur con le dovute differenze, credo che possa servire alla ricerca, ai ricercatori e diciamo anche alla popolazione con i quali bisogna condividere le cose di scienza. Con questo ho chiuso. Grazie. Sì.